Allora parliamo di questo tuo libro che è quasi in libreria, no? Siamo tutti qua in attesa di poterlo sfogliare, di averlo tra le mani, di stropicciarlo. E tra l'altro lo dico subito e poi lo ridirò Anche io. anche tu. Beh, io ho dovuto fare le acrobazie per riuscire ad avere della carta e non soltanto in digitale che spariva nel computer. Comunque lo dico adesso, poi lo ripetiamo alla fine. So che alla Libreria della Montagna sarai oltre il 4 giugno, insomma, appena esce il libro a firmare le copie. Quindi possiamo tutti precipitarci a questo Sì, appuntamento con tutti mascherati. Senti, esatto. allora, beh, io intanto ho molto apprezzato questo tuo libro perché finalmente è un libro che ha una sua leggerezza, una sua lievità. Dopo tanti libri, soprattutto dedicati al Nanga Parbat, perlomeno chi segue un po' la letteratura di montagna, le vicende alpinistiche, sa che è una montagna che negli ultimi anni è stata teatro anche di situazioni molto, molto impegnative e anche tragiche, no? Con la morte di Daniele Nardi e Tom Ballard, quella di Thomas Mackiewicz. Quindi, insomma, è una montagna impegnativa, cioè che dire impegnativa è poco. La prima cosa che mi viene da chiederti è come ti è venuto in mente di partire per il Nanga Parbat. È vero che in questi 10 anni, dal 2010 al 2019, hai inanellato una serie considerevole di imprese alpinistiche, no? Penso ai tuoi 8.000, a parte il Choyu del 2005, però penso al Manaslu, al Daulagiri, insomma, Tutto il sono progetto Snow Leopard, che sono. oltre ai 5-7 mila dello Snow Leopard delle ex repubbliche sovietiche. L'Amadablan fatto in velocità da campo base, Esatto, in sono. solitaria, il Laila Peak disceso con gli sci. Insomma, è stato un decennio estremamente ricco. Come sei arrivato a decidere però di confrontarti con una montagna così, così impegnativa, sia nell'immaginario che poi, no, sul campo? Sì, allora io secondo me, da tutta l'esperienza nel mio percorso e tutta l'esperienza che ho accumulato durante tutti questi anni, facendo tutte queste scalate su queste montagne lontane, no? Ho imparato a cogliere le occasioni. E in realtà il Nanga Parbat non era nei miei progetti, io avevo completamente altri progetti, non pensavo di scalare il Nanga Parbat in quel momento, in quel periodo. Pensavo di fare altro, volevo fare sciare il Ciogolisa, adesso però non mi rubate le avevo altri progetti, no? E fino a quando è arrivato un messaggio da dall'amico russo che ho conosciuto sul Poveda durante il progetto Snow Leopard, che mi chiedeva informazioni su delle agenzie se conoscevo delle agenzie per poter andare in Pakistan. E gli ho chiesto: sì, guarda, ti fornisco questi nominativi, questo nominativo, questa agenzia con cui mi sono trovato bene, ma perché? Cosa vuoi andare a fare? Cosa vuoi fare? Noi abbiamo in progetto di andare a scalare il Nanga Parbat, vuoi venire? Io credo di averci pensato 20 secondi, 30, e gli ho scritto yes, tutto su Messenger, no? Lui dalla Russia, io in Italia, e quindi da quel momento il Nanga Parbat è diventato la meta ufficiale della spedizione prossima, della spedizione successiva. E quindi è stata un'occasione, come tutte le occasioni nella vita, bisogna saperle cogliere e poi, una volta colte, lavorarci e farle diventare proprie. Le idee, anche tutti i progetti, bisogna farli diventare propri e poi cercare di raggiungere l'obiettivo con tutte le proprie forze, preparandosi al meglio e organizzandosi anche al meglio. E come ti sei preparato per andare lì? Intanto una domanda più generale che volevo farti. Perché tu sei partito
Hai sempre fatto sport fin da ragazzino, a 12 anni eri sulla cima del Monte Bianco, no? Poi hai fatto bici in modo abbastanza agonistico, poi il trail running, lo sci alpinismo, il mezzalama, mi Tante ricordo. volte mentre stava. Esatto, e dopodiché arrivi all'alpinismo, ma qual è il tuo stile di andare in montagna? Che cosa porti con te, al di là del fatto che poi vuoi scendere con gli sci dalla cima, ma nell'insieme, come lo definiresti il tuo approccio all'alpinismo? Il mio approccio all'alpinismo, diciamo, è l'andare in montagna e viverlo soprattutto come esperienza e come viaggio, no? Tutte le spedizioni, tutti i progetti che faccio li concepisco soprattutto per arricchirmi personalmente. Tutte le spedizioni che faccio devono darmi qualcosa, io devo partire e tornare più ricco, devo sentire che questa spedizione, questa esperienza mi ha dato qualcosa e che sia da conoscere nuovi amici, nuove culture, nuovi Certo. luoghi, nuovi paesi. E quindi questo modo, e questo è il mio modo di andare in montagna, il mio modo di andare in montagna per arricchirmi sempre di più, fare nuove esperienze e soprattutto poi sciare delle linee fantastiche. Ultimamente, dagli ultimi 10 anni a questa parte, concepisco i miei progetti per sciare. La montagna, ok, la cima della montagna è molto importante, ma lo è altrettanto, se non di più, la discesa con gli sci che E si può fare. naturalmente sulla cima di questa montagna ci arrivi, diciamo così, con uno stile leggero, senza portatori, senza ossigeno, ovviamente, no? Esatto, con magari l'aiuto di amici con cui magari dividiamo il peso di viveri, di tende, eccetera, però assolutamente non portatori d'alta quota. Tutto deve essere fatto con le nostre forze, e Certo. anche perché la soddisfazione, sono dell'idea che se poi non sono in grado di arrivare su senza ossigeno, amen, arriverò fino a dove riesco ad arrivare e poi rinuncerò, scenderò da lì, perché la soddisfazione di arrivare su con le proprie forze è molto più grande rispetto che è un po' come io lo intendo usare l'ossigeno un po' come barare, no? Cioè, Sì, se non sono in certo. grado di arrivare in cima a una montagna senza ossigeno, con le mie forze, allora non ci vado, oppure magari in quel momento non ce la faccio perché in quel momento sono malato, oppure non sto bene, o succedono delle cose per cui anche psicologicamente magari ti muore l'amico, o succedono degli incidenti gravi per cui di te se non riesci ad andare in cima. Amen. Si deve avere la forza anche di rinunciare alcune volte. Certo, l'ossigeno è una discriminante veramente che fa la differenza. È una sorta di doping, no? Molti lo considerano una sorta di doping. Senza assolutamente criticare quelli che vanno in cima con l'ossigeno, quelli che utilizzano l'ossigeno fanno una scelta che Certo, puoi condividere o non certo. condividere, però assolutamente non sono da criticare. Loro vogliono arrivare in cima all'Everest, se ci arrivano hanno i mezzi, le possibilità economiche di arrivare, lo facciano. E è uno dei motivi per cui io intorno all'Everest mi guardo bene ad arrivare vicino all'Everest perché ormai diventa una roba troppo commerciale, ma le persone che ambiscono e vogliono arrivare in cima all'Everest, non sono da criticare, loro se ci vanno. Certo. Senti, quindi questo Nanga Parbat è arrivato così, come un'occasione da cogliere al volo, però insomma, come dicevamo prima, una montagna estremamente impegnativa, tra l'altro è colossale ed è forse la montagna tra gli 8.000 che ha il maggior dislivello dal campo base alla cima, Delle pareti. delle pareti. Come ti sei Questo preparato per questa sfida? soprattutto facendo tanta tanta attività aerobica, quindi stando è stato bello e preoccupante dal mio punto di vista perché 3 mesi prima, diciamo che io sono partito ad aprile, maggio, a fine aprile e prima di Natale, tipo il 10 dicembre, il 15 dicembre. Ho avuto un infortunio molto grave, ho avuto un grossissimo strappo al polpaccio che mi ha fatto stare fermo 2 mesi, fermo proprio senza poter allenarmi. E quindi dopo cominciare gli allenamenti in modo graduale perché non potevo comunque sforzare il Forzare. polpaccio, ho riscoperto il ciclismo che avevo abbandonato da un po', ho recuperato una bicicletta da strada e mi sono allenato tantissimo, tantissimo, tantissimo in bici. E per cui ho iniziato e sono arrivato al Nanga Parbat praticamente
preparato abbastanza fisicamente, ma non mi sentivo pronto al 100%. Sono andato e ho detto, vediamo cosa succederà. Un altro elemento che mi preoccupava un poco era il fatto che con i due alpinisti russi, con cui ho scalato il Nanga Parbat, non mi conoscevo benissimo. Anzi, assolutamente. Per niente, Vitaly, direi. Vitaly l'ho conosciuto, abbiamo scambiato qualche parola al campo base del Pobeda, ma non avevamo mai scalato insieme. E invece Anton, che in più non parlava neanche inglese, non l'avevo mai visto. L'ho visto a Islamabad, il giorno che sono arrivati a Islamabad in albergo, la prima volta, per scalare insieme. E qual è il segreto di poter trovare un'intesa per un... per un'impresa così impegnativa, insomma, che mentalmente oltre che fisicamente? Credo, non lo so, io sono, mi ripeto, uno che si adatta abbastanza molto velocemente alle abitudini degli altri e tutto. E io mi sono proprio reso conto che, mentre scalavo il Nanga Parbat con loro all'inizio, loro erano una squadra, avevano già scalato diverse montagne insieme e avevano certi meccanismi e certi modi di andare in montagna, e io mi sono adattato a quelli, li ho osservati e tutto, e poi ho cercato di entrare nel gruppo, nel loro gruppo di due. Nella loro coppia, sostanzialmente, era una coppia, no? Una coppia di fatto, alpinistica. Alpinistica, e mi sono proprio reso conto dopo 15 giorni che scalavamo sempre insieme che ormai ci comportavamo come una squadra di tre, non più come due più uno italiano. Alla fine scherzavamo, ridevamo e senza neanche parlarci c'era l'intesa e compivamo le operazioni, ad esempio in tenda, di cucinare, ognuno aveva un proprio ruolo, ce lo siamo assegnato conoscendoci man mano che scalavamo la montagna. E poi soprattutto erano anche gente che è abituata ad andare in montagna, perché tante volte non conosci le persone e magari o hanno un modo completamente diverso dal tuo ad andare in montagna, oppure magari non sono così esperte per poter affrontare una montagna come il Nanga Parbat. Invece con loro alla fine ci siamo trovati molto molto bene, siamo diventati una squadra fiatata e insieme siamo riusciti ad arrivare in cima, diciamo in modo senza imprevisti particolari, in modo non facile, ma con tutto che è filato liscio. Ci sono stati dei momenti pochi, difficili, però sono stati superati molto brillantemente e siamo arrivati in cima veramente secondo il nostro programma. È stata veramente una bella soddisfazione. Quasi non ci credevo. Sono arrivato, ho fatto gli ultimi passi e sono arrivato in cima e ho detto, cavolo, sono in cima al Nanga Parbat, è filato tutto liscio. Devo dirlo alla Dorica, devo dirlo a mia moglie. Beh, è lì che hai mandato questo messaggio che è diventato virale all'istante, praticamente, no? E cioè, che anche così che riprende il titolo del libro, praticamente. Esatto, sono sdraiato in cima al mondo. Ma e questo, così, leggendo il libro, che a questo punto sono una delle poche che ho avuto l'onore di leggerlo in anteprima, tra l'altro c'era un elemento con questi tuoi due compagni di cordata ulteriore legato al fatto che uno dei due doveva produrre un film, giusto, no? Quindi, quindi è stato molta della vostra progressione in salita era in parte rallentata dalle riprese che dovevate fare e c'è anche un episodio, no? In cui lui viene travolto da una valanga e racconta tu. Mi trovavo sopra di lui di circa 100 metri, lui stava scendendo prima di me e a un certo punto sento un rumore fortissimo, guardo sotto e vedo proprio dal costone sinistro si staccano pezzi di ghiaccio e neve, molto un distacco molto imponente e rumoroso che praticamente copre Vitaly. Vitaly riesce, anche lui è snow leopard come me, gli faccio la battuta che sembra con uno scatto degno di un leopardo delle nevi riesce a ripararsi sotto la parete rocciosa e questa valanga, diciamo, gli passa sopra, coprendolo in parte, ma comunque il grosso gli passa sopra. Per cui una volta che finisce io gli urlo per avvertirlo, ma lui già se n'era accorto e comunque non ha del trambusto che c'era, il rumore che c'era, non aveva sentito il mio urlo. Gli sono arrivato vicino, quando poi ho visto che si muoveva, gli sono corso vicino, quando sono arrivato vicino, gli ho detto, ah, guarda,
lui stava controllando il suo drone per girare il film, e sei più preoccupato di che si sia rotto il drone che della tua vita. Gli ho detto che di morire. Ci siamo messi a ridere e poi abbiamo continuato insieme. Bisogna sempre un po' sdrammatizzare in montagna, Certo, perché sennò. e infatti questo emerge dal tuo racconto, cioè la grande capacità di portare anche un aspetto di buon umore, di ironia, anche nei momenti estremamente difficili, no? Perché tu, ecco, la cosa che secondo me distingue anche un po' il tuo libro da quello che si legge ultimamente, che anziché drammatizzare, sdrammatizzi, cioè fai il contrario. È un tuo, almeno questo è quello che recepisce il lettore. Anche tu lì riesci davvero, nel momento in cui sei sul terreno, a portare un approccio di quel tipo. Sì, cerco e mi sforzo tantissimo di farlo e credo di riuscirci più delle volte. Alle volte, veramente, quando poi sei in una situazione estremamente critica, non ci riesci, no? Però il 99% delle volte cerco di portare questo approccio positivo, anche perché sei in montagna, magari tante volte sei in situazioni non proprio comode, no? Se hai a che fare con odori, rumori, situazioni di pericolo, dormi magari in una situazione, lo descrivo anche nel libro, una notte ho dormito con una, praticamente con una chiappa nel vuoto, metà fuori dalla tenda, no? Perché la piazzola per la tenda era talmente piccola che noi tre non ci stavamo tutti nella tenda completamente. E allora guardo gli altri e dico, ma chi è che dorme sul lato esterno? Loro due russi mi guardano e fa, tu? Vabbè. Allora mi sono abbracciato ad Antonio in quel caso, un po' così, tenendolo un po' così, e dormivo veramente con una chiappa nel vuoto, che era tenuta solo dalla tenda, che era ancorata con delle viti da ghiaccio sul ghiaccio nella parete successiva. Però il telo della tenda può rompersi, no? E quindi Certo. anche lì, comunque, io ho fatto. Certo, ovviamente l'italiano va a dormire lì fuori, no? Lì all'esterno. Eri in minoranza netta. Così, Ma quindi sì. tra l'altro c'è una. Mi sembra che questa cosa che stai raccontando si sposi perfettamente con una frase che ho letto nel libro che dice: sono perfettamente a mio agio in questo disagio, me la godo. Esatto. No? Ed è una caratteristica che ho notato anche in Denis Urucco. Cioè, in realtà io in quella situazione lì che descrivo nel libro ero, mi sembra che fossi anche lì al campo 2, intorno ai 6.000 metri, e siamo arrivati tardissimo, alle 9 di sera, cioè, faceva già brutto, cioè era notte, notte, era notte, e iniziava a fare freddo, noi eravamo tipo 15 ore, io avevo i piedi che stavano congelando perché negli scarponi da sci sudati, poi la temperatura si stava abbassando notevolmente, però ero lì. Non c'era bufera, sotto si vedevano le luci del campo base, c'era anche lì la stellata. Non c'erano dei pericoli eccessivi, stavamo scavando, faticando per fare la tenda e io sorridevo, no? Vitali mi guarda con la luce frontale, si gira a un certo punto e mi dice: ma cosa, ma stai ridendo? Sì, sto sorridendo perché sto bene, sono qua e sto bene, e sto ridendo della situazione, sto godendo di questa situazione. E quindi nel disagio, e l'ho notato anche questa cosa che si divertiva proprio Denis Urucco quando poi successivamente nell'operazione di soccorso di Francesco, e lui è uno fatto per soffrire, no? Sostanzialmente è arrivato lì e si è messo anche a cantare a un certo punto mentre scendevamo, un po' per sdrammatizzare, un po' perché è fatto così, si è messo anche a cantare Sono un italiano, perché conosce quella canzone lì, e si è messo a cantare mentre faticava, mentre era una situazione di crisi, una situazione particolare, di tensione, mentre scendevamo, che faticavamo a trascinare la barella con Francesco sopra, e lui si è messo a cantare e si vedeva che si stava divertendo in quella situazione di disagio, sostanzialmente. Ed è una cosa che ho notato. E anche io, nel mio piccolo, rispetto all'enormità di Urucco, in quelle situazioni che magari altri reputano assolutamente disagiate e che uncomfortable, come si dice, io mi trovo a mio agio, mi diverto.
Sì, ma infatti ho notato che è un commento che ritorna nelle pagine del libro. E hai parlato di Francesco, quindi vediamo l'altra parte, no? Perché allora il libro sostanzialmente racconta di queste tue due spedizioni, della tua stagione alpinistica del 2019, che è divisa in due. Una è appunto questa spedizione a Nanga Parbat con i due russi, da cui scendi in sci dalla cima e anche lì si crea una situazione a un certo punto critica, no? Nella discesa, perché diamo un accenno alla discesa prima di passare. Sì, ho calzato gli sci 50 metri sotto la cima, non proprio dalla cima. Nessuno è ancora mai sceso dalla cima, perché comunque è rocciosa e non si può fisicamente, a meno che non rischiare di rovinare gli sci, scendere, ma comunque non sarebbe sciare, no? Comunque sì, Certo, 30 certo. metri sotto la cima, da 8090 segnava dove ho calzato gli sci. Dagli 8.120 sono arrivato a 8.090 e poi. Esatto. E in quel momento lì era già tardi, stava venendo, ma c'era ancora luce. E sono entrato io nel canale, c'era da fare un piccolo salto per entrare dentro il canale che poi si apriva ed era sciabile molto agevolmente. E niente, ho rischiato di cadere perché i miei sci si sono frenati istantaneamente contro la neve. Ho guardato che cosa ci fosse e ho notato che si erano formati due blocchi di ghiaccio zoccoli sotto la soletta degli sci, molto di più o meno 30, 20 centimetri, diciamo, Caspita, di caspita. neve e ghiaccio. E quindi mi sono ricordato che avevo un coltello nello zaino e ho iniziato a incidere, a togliere tutti questi due zoccoli dallo sci, perché Vitali mi ha guardato e mi dice: ma forse è meglio che tu ti metta i ramponi. E io ho pensato: col cazzo che metto i ramponi quando attivo a Nanga Parbat, sto facendo una delle discese della mia vita e no, la voglio fare. Quindi ho detto: ah, se vuoi io provo a togliere il coso, se vuoi andare vai, io aspetto, io tolgo lo zoccolo e poi continuo a sciare. Penso di continuare a sciare. E così ho fatto, però l'operazione è durata più di un'ora e in quel frangente, perché appunto era molto faticoso, poi eri a 8.000 metri e dovevo Infatti aspettare. la pendenza qual è in quella sezione di Non montagna? era eccessiva, sarà stata intorno ai 45 la pendenza, però la neve era molto difficile da sciare, proprio cartone, sai, quella crosta dura che Sì. ti blocca sci e si rompe o non si rompe, quando si rompe non riesci a girare. Però sul Nanga Parbat era tutto roccolato, nel senso ero in cima al Nanga Parbat e stavo sciando il Nanga Parbat, perché poi alla fine l'ho tolta, dopo un'ora ho tolto tutto questo zoccolo e senza neanche aspettare, senza indugiare oltre, ho cominciato a sciare sul Nanga Parbat di notte con anche lì una stellata incredibile, con le luci di un temporale lontano e io sciavo il Nanga Parbat. La neve era bruttissima, era quasi insciabile, ma chi se ne frega, era la neve più bella del mondo in quel momento. E il problema di tutta questa situazione di tensione, cioè per me non era tensione, perché io stavo lì e no, assolutamente ero a mio agio, no? Anche lì ero a mio agio e stavo sciando e mi stavo divertendo a sciare Nanga Parbat. Non sentivo neanche tanto il freddo, probabilmente ci sono stati tanti gradi sotto zero, ma non essendoci vento e tutto, io essendo così carico di Sì, adrenalina, certo, tu infatti, infatti. non avvertivo il freddo. Il problema è che io avevo questo strumento GPS, l'inReach della Garmin, L'inReach di che Garmin, sì. che trasmettere la posizione ogni, io l'avevo impostato, mi sembra ogni 5 minuti, trasmetteva dove mi trovavo. E il problema è che questo puntino mio da casa risultava fisso a 8.090 metri per un'ora. E da casa c'era Erika soprattutto, più altri miei amici, ma soprattutto Erika che mi controllava. E poi io, impegnato nell'operazione per togliere lo zoccolo, non avevo. Non rispondevo agli SMS che lei mi mandava, mi diceva: ma sei, dove sei? Guarda, sei fermo da tanto, no? Che è successo? Quindi sei preoccupata tantissimo. La prima cosa che pensi quando vedi un puntino fermo per più di un'ora, pensi che questo qua si è sfracellato da qualche parte, è E morto e non non si muove risponde. più, No. certo. E quindi a casa è iniziata una situazione di tensione estrema e loro hanno. Sì, questi sono i dolori, no? L'altra faccia della medaglia
della raggiungibilità della connessione estrema fino sulla cima di un 8000, no? Il fatto che gli altri ti seguono, però non sono lì con te e non sanno che cosa stia accadendo davvero. Non stanno esattamente cosa stia accadendo. Accadendo. Tra l'altro, inserisco qua una notazione riguardo al fatto che ho trovato molto interessante che nel libro ci sia un capitolo scritto da Erika, cioè l'altra faccia, l'attrice dall'altra parte, no? Che cosa è successo in Italia? Non solo in questo frangente, ma poi anche in quella che è stata l'operazione di soccorso del tuo compagno al G7, no? Di Francesco Cassardo. Come mai avete deciso di inserire questo capitolo? Perché è molto interessante. Non mi era mai capitato di leggere una cosa simile. Come ti dicevo quando ci siamo parlati, sono usciti dei libri. Penso a uno di quella che fu la fidanzata di uno dei grandi alpinisti inglesi, britannici, Joe Tasker, però sempre a posteriori. Invece qui sentire quasi in diretta, in presa diretta, quello che è accaduto è molto interessante, è inusuale e dà degli spunti di riflessione. Come avete deciso di inserire questo capitolo? Infatti, avevamo pensato esattamente di fare, esatto, io prima, in ordine cronologico, io prima racconto quello che è successo in prima persona, quando ero là sul Gachsenbrunn 7 con Francesco, coinvolto direttamente nell'incidente. E poi, nel capitolo successivo, Erika che racconta lo stesso momento, però visto e vissuto dall'Italia, da lei, perché io non, in realtà un po' sì, nel senso nel traspare un po' il loro impegno dall'Italia e poi l'ambasciata in Pakistan, eccetera, tutti gli elementi che hanno concorso nell'operazione di soccorso, traspare un po' anche dal mio racconto. Ma poi invece, quando io sono tornato in Italia e ho ascoltato la voce di Erika e anche di altri, ma soprattutto sua, di tutto quello che è accaduto in Italia e tutto il coinvolgimento emotivo. Sia di Erika, mia moglie in prima persona, ma anche poi dei genitori di Francesco, di diverse persone, amici e giornalisti che sono stati coinvolti per aiutarci e per svegliare un po' l'opinione pubblica, anche per fare intervenire l'ambasciata pakistana, poi anche gli attori in Certo, Pakistan, che sono stati beh. contattati dall'Italia, non da noi, ma dall'Italia, sono stati contattati in Pakistan, eccetera. E quindi mi piaceva l'idea, piaceva anche ad Erika, che ha accettato di buon grado, no, un po' ha titubato perché è un po' timida a scrivere questa cosa, poi finalmente ha accettato e ha scritto questo capitolo che racconta la stessa storia da un altro punto di vista e da un altro continente, che ci è Sì. sembrato interessante Sì, anche avete appunto. fatto. Sì, ottima scelta, devo dire. A questo punto traghettiamoci sull'altra montagna. Cioè tu avevi già deciso, comunque fosse andato il Nanga Parbat, di tentare il Gasherbrum 7. Esatto. Nanga Parbat, grande montagna, molto impegnativa, impressionante, famosa, però di cui si conosceva già tutto, si conoscevano tutti i versanti, tutte le possibili vie di scalata, le possibili vie, avevamo ipotizzato diverse linee di discesa, che poi non abbiamo realizzato, siamo scesi dalla via Kinshofer, da dove siamo saliti. Volevate fare la Messner, no? Sì, esatto, di fianco allo sperone Mammeri, Esatto. è la linea più logica da scendere per uno sciatore, per scendere dalla cima. Il problema è che quella parte c'era i 2/3 di questa via che era ghiaccio blu, si sarebbe dovuto scendere in corda doppia e quindi era un po' lo snaturare l'idea di Sì, sciare, sì, sì. quindi e rischiando molto anche perché lì è soggetto a caduta di Sì, valanghe e pericoli rischiare. oggettivi molto forti, certo. E E quindi quindi però avevi Nanga il Parbat gra. è tutto molto impegnativo. Vedete invece l'idea di salire una montagna inviolata, mai ancora salita da nessuno, di cui si conosceva pochissimo,
e si aveva pochissimo materiale anche fotografico. Io l'avevo vista mentre nel mio precedente tentativo di salire G2, eccetera, l'avevo intravista, poi ho visto una foto di altre persone, ma non si sapeva niente in realtà della linea da poter seguire per salire, soprattutto se si poteva scendere integralmente, e anche il modo per arrivarci sotto. E quindi è stata veramente una spedizione. Se vogliamo, la montagna è meno impegnativa perché comunque è molto più bassa, arriva a 7000 metri, e anche l'avvicinamento è abbastanza veloce. Alla fine l'abbiamo trovato veloce, però non sapevamo che fosse così veloce. È stata una spedizione di esplorazione, secondo me, di grande soddisfazione anche, perché poi in realtà poi la discesa è stata molto tecnica e molto difficile. Quindi è stata sia una grande soddisfazione per me come persona e come il mio modo di tendere di andare in montagna, il fatto di arrivare in cima a un posto, a una montagna dove nessuno era ancora salito. E vedere le altre montagne, il paesaggio circostante da punti di vista che nessuno aveva ancora visto, è stata veramente un'emozione grandissima, diversa dalla cima del Nanga Parbat. Magari un po' meno potente, perché la cima del Nanga Parbat è stata un'emozione potente, no? Molto potente, molto grande. Quella del Gashi Brun 7 è stata più, diciamo, da intenditori, no? Più sottile, più delicata. Anche qui sono arrivato in cima e per la prima volta dalla cima del Gashi Brun 7 riesco a telefonare. Nella tutta la mia carriera di alta quota, alpinistica di alta quota, riesco a telefonare col telefono satellitare. E telefono ad Erika, ho detto: cavolo, sono arrivato al G7 e adesso sono arrivato troppo velocemente. Adesso avanzo del tempo, che cosa faccio? Faccio un viaggio in moto. Ero in cima al Gashi Brun 7 e pensavo già cosa fare la settimana dopo, no? Sì, E poi è nel frattempo questa discesa è incredibile, è stata veramente una discesa incredibile, bellissima, con gli sci. ecco, cioè, descrivicela, dacci due, così, un sapore, un, no? Rispetto al Nanga Parbat, questa cos'è stata, questa discesa? Che cos'è che ti ha affascinato? È stata una discesa. Il Nanga Parbat è stata una prima parte di discesa fino al campo 4, diciamo, fino a 7200 metri. Poi altri pezzi, che però intervallati da calate in corda doppia, sulle corde fisse, da calate fisse in cui dovevi toglierti gli scarponi, mentre invece questa è stata veramente una discesa dai 7000 metri del G7 fino a 6000, fino intorno ai 6000, quindi 1000 metri di discesa Vera. vera, vera. Prima parte un po' meno ripida, siamo sempre più o meno sui 50 gradi, eh? Meno ripida, 50, un pochino oltre alle volte, in cui però dove c'erano dei pericoli un po' nascosti, delle placche di ghiaccio e poi un seracco in cui sono caduto dentro, in cui c'è anche un video che lo narra, che lo descrive, che vede, con la GoPro vede, si vede proprio che io cado dentro un crepaccio e riesco a rimanere su con una punta dello sci e poi riesco. E poi una seconda parte molto molto più ripida, con la neve molto dura, molto impegnativa, che mi ha tenuto molto concentrato, ma nella concentrazione, nell'attenzione a non commettere anche il minimo errore che avrebbe potuto portare Essere fatale, a certo. essere fatale, mi sono trovato a divertirmi anche a scendere questa parete. E poi una volta Ecco. sotto ho allentato la tensione e sono sfociate tutte le emozioni, diciamo. Mi sono goduto tutte le grandi emozioni che ho accumulato durante la discesa. Sì, perché cioè, devi essere un contenitore di emozioni abbastanza, come dire, capiente, perché se penso che arrivavi dal Nanga Parbat, no? Dopodiché subito il G7, così su una via Esatto. inviolata, immagino questa grande soddisfazione e un senso di esplorazione come devono aver provato appunto, ormai è strano, no? Riuscire ad andare in posti in cui nessuno sia stato finora, quindi Infatti, è un mentre salivo, conto un aneddoto, scusa, mentre certo. salivamo con Francesco, mentre arrivavamo, diciamo, alle pendici del Gashi Brun, che poi mentre arrivavamo al posto
E poi il giorno dopo, mentre salivamo un pezzo per andare sul Kaschenbrunn 7, ci dicevamo: qui non, pensa che non ci ha mai messo il piede nessuno, è come andare essere sulla Luna. Pensa che ambiente incredibile, no? Siamo i primi a mettere il piede qua sotto. Ma secondo te come mai quella montagna era rimasta così isolata, così, perché non ha particolari attrattive solo alpinistiche? Che idea ti sei Dicono, fatto? mi dicono dalla regia che era già stata provata e io non lo sapevo. E poi però non è mai stata così provata, così ambita, perché appunto è in un circolo di montagne, in un anfiteatro, in una valle di montagne incredibili, piene di Tutti storia. Gasherbrum, certo. Gashebrun 2, poi c'è Gashebrun 3 che è un po' trascurato, il G4. La famosa montagna di Bonatti, che Certo. proprio poi, poi finisce la valle, alla testata della valle c'è una piccola cresta più bassa e il G4 è collegato da questa cresta al G7, che è dall'altra parte, dall'altro versante di questa valle, proprio di fronte al Kaschenbrunn 4. Infatti io durante poi la notte che abbiamo trascorso con Francesco a 6.300 metri dove si è fermato sostanzialmente quando è caduto, io avevo proprio ce l'ho ancora in testa questa immagine del Gashebrun 4 illuminato dalla luna di fronte a me, questa montagna bellissima. Il G4 è veramente una montagna incredibile. E Ed è per senti, questo, dimmi, dimmi. magari, ed è per questo che magari non è mai stato. E poi essendo anche molto più basso, è 7.000 metri su colossi di 8.000. Il G4 è quasi 8.000 metri, gli altri due sono 8.000 metri, per cui il 99% delle persone che va in quell'anfiteatro va per scalare G1, G2 o G4. G4 un po' meno, G1 e G2, diciamo. Sì. Senti, lì quindi questa montagna diventa teatro di un'avventura piuttosto forte. Quindi Francesco, il tuo compagno di scalata, cade, rischia grosso e tu vieni coinvolto nell'aiutarlo, no? Nel metterti a disposizione. Adesso non voglio che raccontiamo, che sveliamo tante cose che poi si possono leggere nel libro, però magari fare un ragionamento su che cosa significa. Intanto il fatto che voi eravate insieme e poi però tu hai deciso di continuare la tua discesa e lui invece a un certo punto ha deciso di tornare indietro. Quindi anche questa libertà. Nel decidere il proprio obiettivo e anche nel decidere eventualmente di rinunciare, di scendere. Questo è un nodo, Sì, è interessante. una parte in cui affronto questo nodo, nel senso che siamo saliti. Lui aveva un ritmo leggermente più lento del mio, un po' perché era meno acclimatato. Io arrivavo dal Nanga Parbat, lui arrivava dall'Italia, Certo. un po' praticamente per quello. Per cui io in salita, a un certo punto l'ho distanziato, ho iniziato a salire prima. È un modo di procedere che in montagna, soprattutto con le condizioni, poi c'è con gli sci, con gli scarponi da sci e con i ramponi, su pareti che per essere sciate comunque non superano i 60 gradi, se no non potresti sciarle. Per cui si può andare slegati, perché non c'è ghiaccio blu, ma c'è della neve anche molto dura, però si può andare slegati. E si può procedere da soli, sostanzialmente io poi andando avanti gli facevo anche le tracce perché procedesse più agevolmente a salire, no? Per cui sono andato col mio ritmo e soprattutto andare in montagna, se segui un ritmo diverso dal tuo c'è il rischio che fatichi molto di più di andare poi in crisi perché magari vai troppo piano rispetto al tuo ritmo fisiologico in quel momento. Per cui sono andato per la mia strada, sempre facendo attenzione però a mantenerci, siamo sempre mantenuti a A vista. vista. Sì. E poi eravamo in collegamento, anche lui aveva un inReach, quindi ci potevamo, comunicavamo con dei messaggi anche, e anche ad urli, a voce, tante volte. E poi sono arrivato in cima da solo, lui è arrivato fino all'altezza della seconda terminale.
intorno ai 250 metri dalla cima, mentre nel momento in cui io ho iniziato già la discesa e sono arrivato, ci siamo incrociati nel punto dove poi lui ha deciso di finire, perché questa terminale, io l'ho affrontata molto a destra, dove il crepaccio diventava un seracco, cioè si chiudeva e diventava un seracco di 70 gradi più o meno di ghiaccio. Io pensavo, era ricoperto da uno strato di neve, pensavo di riuscire a salire da lì in modo agevole. In realtà poi sotto c'era ghiaccio, l'ho avvertito di passare dove avevamo deciso di passare all'inizio, più a sinistra. E quindi lui è andato lì, scendendo con gli sci, non sono passato dal punto di ghiaccio, sono passato nel punto lì, ci siamo incrociati, e lui mi fa... E lui mi ha detto, ma dai, vieni con me su in cima. Ho detto, ma no, dai, ho gli sci, dai, perché interrompere questo momento di discesa, incredibile e tutto? Tanto tu arriva in cima, da qui in su non è particolarmente pericoloso, e poi fai solo attenzione che da qui inizia la parte ripida, no? Quando scendi, segui le mie tracce in discesa. Anche qua, anche scendere con gli sci non si scende praticamente, a meno che tu non sia una guida, che hai la responsabilità del cliente, non scendi mai legato, non si scende No, mai legato per certo. cui anche il fatto di scendere vicini magari è più pericoloso che non uno per volta, perché magari se quello sopra cade e tu sei per caso in quel Sulla momento per caso sulla traiettoria, sì. travolto, eccetera, eccetera. Quindi gli ho detto, beh, quando poi scendi seguendo le mie curve, seguendo dove sono passato io, se non mi vedi sfracellato in fondo, vuol dire che lì va bene scendere, no? E quindi così è successo. Poi lui non è riuscito ad arrivare in cima, non è riuscito ad arrivare in cima perché c'era un passaggio su questo, c'era questo ponte di neve che è crollato, non riusciva a passare questo crepaccio che si è aperto, e lì ha ricevuto anche un messaggio in quel momento dal suo fratello, che era nata sua nipote, era appena nata sua nipote, ha detto, io il mio Ganshin Brun 7, sono arrivato in cima, già qua, sono soddisfatto, inizio la discesa da qua. E quindi è iniziato. Io ero già arrivato in fondo, avevo appena tirato fuori la telecamera per riprenderlo, e poi ha fatto questo traverso su questo seracco, e nel momento in cui, nel punto dove è iniziata la parete ripida, sono ancora, scusate, sono emozionato nel raccontarlo, ha commesso un errore Ci credo. ed è venuto giù. E quindi. Fortunatamente non sono riuscito a riprenderlo, cioè non l'ho ripreso, non ci sono riprese della sua caduta. Quindi Ma insomma, qui si apre poi tutta la partita, quindi del soccorso, dell'aiuto che tu gli hai prestato, della tua vicinanza, che anche qui è interessante sentire poi Erika come lo racconta quello che è accaduto qua, perché attivare dei soccorsi è tutt'altro che facile in Pakistan, altro che scontato. sì, quindi insomma si apre uno scenario tutto nuovo con poi l'arrivo di Denis Urupko e di un altro alpinista, con i quali Sì, riuscite a ho piacere di sono altri tre, Don Bowie, che è statunitense, e due polacchi, Janusz e Jacek, quindi sono in quattro, sono arrivati in quattro, facendo appunto, mettendo da parte i propri programmi, di salita, le proprie ambizioni, tutto per venire a salvare, praticamente senza che gli venisse niente in conto, Francesco. Quindi hanno dimostrato veramente un comportamento, generoso, diciamo, molto Certo, generoso. certo. E che cosa ti è rimasta di questa esperienza? Era la prima volta che ti succedeva una disavventura di questo tipo. Che cosa ne hai tratto per te e anche per il tuo prossimo modo di andare in montagna, forse? Non lo so, ti chiedo. Sicuramente andrò ancora più attrezzato a livello di medicine, a livello di strumenti per la sicurezza, perché fino adesso abbiamo sempre parlato dell'importanza di portare strumenti per
per il soccorso in quota e delle medicine e tutto, però lo fai sempre con una... se non ti ci trovi mai in quelle situazioni, lo fai sempre con un po' di sufficienza, no? Magari alle volte non porti tutte le medicine che sarebbero necessarie perché appunto magari pesano, sono ingombranti, non ci stanno nello zaino e tutto adesso. Da questa esperienza in poi ne porterò sicuramente il kit Sicuramente. completo, sicuro, sempre. Un po' più di prudenza. Sì. E poi magari appunto dedicare anche un po' più di attenzione alle varie assicurazioni, alla parte burocratica. Siamo stati rimproverati, ad esempio, di non aver comunicato all'ambasciata italiana del nostro arrivo e dei nostri progetti alpinistici, no? Cosa che io assolutamente non mi passava per la mente. Figurati se all'ambasciata italiana in Pakistan interessa che noi siamo due alpinisti italiani che andiamo lì a scalare le montagne, figurati cosa gliene può fregare. Mentre invece poi, una volta finita tutto, io sono stato ospite all'ambasciata, in una cena con l'ambasciatore che ha detto, però magari sarebbe opportuno le prossime volte quando venite, magari fate anche solo una comunicazione via Certo. mail, in modo che noi sappiamo che voi siete lì e che state facendo questo. E quindi... Giustamente, è come quando uno va a scalare una montagna, al rifugista da cui parti, dici sono lì, faccio quello, no? Esatto. Tante volte non lo fai, cioè, nel mio caso, ci passi di fianco, vai veloce e non dici a nessuno dove vai, no? Un'altra cosa che non bisognerebbe fare, che sarebbe Certo, sempre... infatti. Senti, ci stiamo avviando verso la fine del tempo che abbiamo a disposizione. Allora volevo farti ancora una domanda inevitabile sul libro, cioè come mai hai deciso di scrivere un libro? È il tuo primo libro questo? Sei È stata una grande partito fatica. quasi come sciare giù dal Nanga Parbat. Diverso, ma più o Diverso. meno a livello di sforzo psicologico. Sì. Però è stata anche bella, a me piace molto, mi piace leggere e di conseguenza questa esperienza mi è piaciuto molto scrivere. E quindi... Sì, quindi come lo senti questo libro? Cioè, ti aprirà poi a nuovi altri racconti? Sì, cioè, Come lo vivi? spero che il libro sia propedeutico, perché in realtà io avevo già iniziato a scrivere un altro libro su tante mie esperienze, sulla mia vita, diciamo, da quando ero alpinistica, di avventure in montagna e di viaggio, da quando ero piccolo fino a portarmi al 2018, no? Prima di questa esperienza. Ed era già abbastanza, cioè, non è stato imbastito e tutto, stavamo per proporlo a delle case editrici e tutto. Una volta però poi successa questa cosa, abbiamo pensato, siamo stati contattati da case editrici, Erika e io siamo stati contattati da case editrici e gli abbiamo proposto, ma perché non facciamo prima un libro su questa avventura del 2019? Perché già solo questa avventura vale la pena di scriverci un libro e poi è molto... Siamo vicini ancora, no? È ancora viva nella memoria delle persone che hanno seguito questa Certo, vicenda. certo. E per cui abbiamo deciso di scrivere veloce questo libro, ancora anche con le nostre emozioni vive dentro di noi, e l'ho scritto, e poi Erika ha scritto il capitolo. E adesso speriamo che poi il prossimo anno, sulla scia di questo, uscirà un libro un pochino più corposo Sì, di che aneddoti, di immagini e riflessioni di Calacimenti. Beh, allora iniziamo con leggere questo e ripeto, come dicevo all'inizio, uscirà il 3 di giugno e tenetevi tutti informati sulla possibilità appunto che tu faccia il cosiddetto firmacopie alla Libreria della Montagna di Torino il 4 di giugno, il 3 e il 4 giugno, non so se avete già Sì. fissato una giornata o se sono entrambe le giornate. No, non abbiamo ancora fissato niente anche perché non sappiamo veramente se arriveranno proprio il 3 o il 4 o il 5. Abbiamo visto un ragazzo che ci ha detto che il suo è programmato per l'arrivo il 7 di Quindi giugno. insomma, Quindi... l'invito per tutti è quello di monitorare la situazione e di
di fare attenzione a quello, alla data. E quindi niente, ti saluto, è stata una bella avventura leggere questo libro e complimenti a Erika anche, assolutamente, da parte mia. Eccola qua. Saluti. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Grazie mille, per me è stato un onore che tu abbia letto il libro e che lo abbia apprezzato. Figurati, no, davvero, davvero molto, finalmente un libro di così, che mette anche il desiderio, cioè di entrare con un po' più di leggerezza, di lievità in questo mondo, anche tutta la questione social di cui adesso non abbiamo tempo di parlare, ma gestita con naturalezza, ecco, senza le corazzate con cui molti salgono ai campi base, no? E attrezzano postazioni. No, qui è così, cioè, è quasi, quasi naif, quindi è un po' come sei Grazie tu. per il budget che si ha. E Sì. poi no, essere più genuini, no? Essere un po' più terra terra rispetto a fare questi post pomposi, queste cose in cui ci si autocelebra e tutto. No, siamo così e Esatto, cerchiamo esatto. di vedere come siamo. Sempre Certo. costruttivo, sostanzialmente. Sempre positivi, con ironia. Grazie Esatto. Cala. Ciao. Autoironia sempre. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.